Buongiorno a tutti, oggi andremo al castello di Miklauceni, che è un monastero nella zona di Iasci. Problema è che non abbiamo il maxi taxi che ci porterà lì perché è mezz'ora che stiamo aspettando la fermata e non passa. Claudia vuole andare col taxi, io col maxi taxi e Tina vuole fare l'autostop, quindi ci dobbiamo mettere un po' d'accordo chi dei tre deve decidere. Tina, fai l'autostop, va? Vuoi fare l'autostop tu? No, no, no. Perché stai aspettando? Aspetto un amico. Un maxi taxi. Claudia, tu che vuoi prendere? Taxi. Il taxi. Io voglio prendere il maxi taxi. Tina cerca ancora di fare l'autostop, Tina, vedi che se ti vedono a te ti pigliano come un birillo, e ti mettono sotto. I maxi taxi passano tutti quanti in direzione per Iasci, ma nessuno per la direzione opposta. In Romania dicono che fare l'autostop è abbastanza sicuro, ma io in Italia non lo farei mai, No, no. Arriva il maxi taxi, Tina è contenta, ma perché volevi fare l'autostop tu? Perché mi vergogno. Ti vergogni? Sì. Ecco che arriva il nostro maxi taxi che ci porterà al castello. Ah, non è il maxi taxi, è un furgone, quelli là che vanno in Italia. Grazie, arrivederci. Abbiamo preso alla fine l'autostop. Attraversiamo la strada di corsa. Abbiamo preso l'autostop. Io c'avevo un po' paura, pure Claudia, Tina. E un signore abbastanza tranquillo che è stato anche a Padova, ha detto. Parlava pure italiano. Parlava pure italiano. Nonostante io non ho detto niente, mi ha riconosciuto che ero italiano. Ora siamo arrivati a Miklauceni. Principessa Tina, vuoi? Sì, esagerata. Mi sono dovuto mettere il cappuccio che fa freddo. A parte che sta facendo una leggera neve. Salutate! Salutate qua! Lovi, che hai fatto? Sono caduta. Sono caduta. Vai, ti prendo io, vieni. Tina, non cadi pure tu, Tina, l'avventuriera, cerca di trovare un bagno. Tina, hai trovato il bagno? Pure aperto. Sono Stefano, sono in Romania, ma che bello è qua, no Claudetta? Sì, bellissimo. Sì, andiamo da Roma, adesso mangiamo qualcosa tradizionale e dopo ritorniamo alla Bosnia City. Ciao! Stiamo tornando indietro. Fa freddo, freddo, freddo. Ciao ciao Miklauceni. Ok, abbiamo visitato, però il problema è come torniamo indietro a Targu. Tina, come torniamo? Vai che prendiamo il maxi taxi. C'è anche la suora, farà anche lei l'autostop.
Tina, questa ti si ruba. Ecco, abbiamo trovato chi ci accompagna. Allora, il ragazzo che ci ha fatto autostop non si è preso pagato né dalla suora né da noi, perché al limite si pigliava 20 lei, che erano 4 euro. Grazie, ciao! Adesso ci troviamo a Roman. Avete visto prima quel ragazzo che ci ha fatto l'autostop? E Tina già lo guardava così. Tina si è innamorata. Tina, tu ti innamori appena vedi un ragazzo, non va bene. Non sto scherzando. Subito se la prende. Comunque ora andiamo a pranzare. Tina che passa sempre alle scorciatoie, quelle là isolate. Dai, entriamo da Cramancuzza. Allora, abbiamo ordinato, ci hanno portato già le bevande. Tina che ha preso un piatto che ci sta polenta, petto di pollo, che è cosce pure. Claudio invece sono alette di pollo e polenta. E invece polpette della Moldova, purè e cipolle. Abbiamo mangiato benissimo tutti i prodotti tipici della Romania, fatti al momento, niente di congelato, tutte queste cose qua. Abbiamo anche la mancia perché ci è piaciuto. Eccoci usciti. Abbiamo mangiato benissimo, abbiamo pagato pochissimo, fuori sta nevicando leggermente. E ora che facciamo? Claudia dice sempre andiamo a casa. Tina? No, andiamo nella piazza. Mettetevi d'accordo tutte e due, chi vuole andare a piazza? Casa? Prendiamo il taxi che ci riporterà alla stazione degli autobus. Siamo saliti sul maxi taxi e ritorniamo a Tartu. Non abbiamo fatto pilota, stop al ritorno.